Benvenuti dalla redazione della Web TV della prima circoscrizione alla nuova edizione del nostro TG. Passiamo subito a presentarvi i nostri servizi. L'8 dicembre 2006 presso il Centro Esposizioni Artistiche e Gallerie del Nuovo Rinascimento in Bari Palese, su via Vittorio Veneto, si è svolta a cura di Nico Valerio l'inaugurazione della mostra di ricamo del Chiacchierino Artistico. La mostra è stata realizzata grazie anche alla collaborazione di Maria Grazia Vaccaro e Rosangela Occhiello. Alla mostra è intervenuto il presidente della prima circoscrizione Fernando Rodio e il dottor Mimì Pantaleo, promotore del Comitato Insieme per l'Autonomia, il quale ha detto nell'occasione di incentivare coloro che si adoperano nel mondo del ricamo, quale antico lavoro, per far sì di poter realizzare successive mostre anche in prossime occasioni e poter divulgare questi mestieri ad altre genti. La mostra restava aperta dall'8 al 27 dicembre 2006. Ci troviamo questa sera con il promotore e l'organizzatore della Galleria d'Arte del Ricamo. Vi chiediamo da quanto tempo ha pensato di organizzare e di evolvere questa manifestazione. Allora, questo è un centro di esposizioni artistiche, specifichiamo e correggiamo, non è un centro di esposizione di ricamo. In questo caso ho portato a Palese due carissime amiche artiste, Rosangela Occhibello e Maria Grazia Vaccaro di Bari, perché ho osservato dei loro lavori eccezionali e ho pensato nel periodo di natalizio di chiedere il patrocinio del Comune a titolo gratuito e anche della circoscrizione di Bari Palese, per poter semplicemente dare un tono nell'habitat mio naturale di vera arte del ricamo. Questo, io vorrei lasciare la parola a loro, a Rosangela Occhibello. Allora, sì. Rosangela, parlaci un po' della tua arte di ricamo. Sarà inserita in un sito internet abbastanza noto, quindi è la mia parla lui. La mia arte è iniziata così, scherzando, poi avendo delle bimbe abbiamo creato cosine fino a venire fuori a queste arti che vedete qui esposte. Sono contenta di quello che faccio, per me è una cosa molto bella e vorrei che anche gli altri imparassero quest'arte, perché è una cosa veramente molto bella per la donna, credo che si sente realizzata. Sì, allora signora, siamo qui in compagnia della signora? Sono Maria Grazia Vaccaro. Allora, le chiediamo da quanto tempo lei svolge questa attività e cosa siano le proposte per le signore che vogliono affacciarsi al mondo del ricamo. Allora, io per hobby ho cominciato che avevo circa 18-20 anni e ho praticamente utilizzato quel poco di tempo che mi rimaneva a disposizione. Prima ho cominciato per hobby, poi piano piano mi sono appassionata proprio tantissimo e ho cercato di realizzare delle opere più grandi. Sono partita con delle cose piccoline e poi alla fine ho fatto qualcosa di più grande che mi ha soddisfatta sinceramente. Quello che ho rilevato in questa mia cosa è che comunque il tempo che dedico a questi lavori è veramente un antistress, mi libera sinceramente sia un po' la mente che tutto quanto, insomma. E sono arrivata addirittura a non voler smettere proprio per questo. Niente, mi piace molto e poi vorrei veramente avvicinare delle persone, delle signore, delle ragazze che manifestano la voglia di imparare. E sembra difficile, ma in realtà non lo è assolutamente. Basta cominciare con le nozioni di base e poi si va lisci, insomma. Ci si appassiona e si ama questo lavoro. Si ama perché viene su come un ritorno alle tradizioni, un ritorno all'arte delle nostre nonne, delle nostre mamme, e si creano veramente dei grandi capolavori amati, sono pezzi di cuore che vengono realizzati ogni volta. Tutto qui. Va bene, grazie, a risentirci alla prossima edizione. Allora, questa sera ci troviamo anche con il coinvolgimento del presidente della circoscrizione, sentiamo un po' cosa ne pensa dell'arte del ricamo anche lui.
Ma dell'arte del ricamo non sono un massimo esperto, però indubbiamente in questo periodo fa sicuramente piacere vedere queste realizzazioni da parte di queste signore, perché sicuramente richiedono grande impegno, grande lavoro, perché io ricordo mia nonna che era una persona che si dedicava e vedevo quanto tempo trascorreva per realizzare un piccolo manufatto che, pur essendo semplicissimo, richiede comunque un grande impegno. Va bene Presidente, risentirci alla prossima occasione, grazie. Il 14 dicembre 2006 si è tenuta presso il Salone della Prima Circoscrizione la seduta consiliare con argomento all'ordine del giorno l'approvazione del nuovo mercato settimanale di Santo Spirito, illustrata dal consigliere Vito Di Cillo, il più anziano della Commissione Lavori Pubblici, che precisava che l'opera era da considerarsi polifunzionale, poiché la zona individuata dall'amministrazione comunale di Bari avrà 90 posteggi per operatori commerciali ambulanti e dopo l'attività mercatale del mercoledì sarà riservata a parcheggio, oltre a diventare anche un'area adibita a manifestazioni pubbliche. A conclusione di intervento il consigliere Vito Di Cillo ha dichiarato che un'altra gemma da incastonare nell'attività di questa amministrazione. Successivamente è stato approvato con voto contrario del consigliere De Palo un divieto di sosta 024 in via Fratelli Fra Marino a Santo Spirito e tra i civici 23 e 27, ambo i lati. Una proposta di divieto di sosta in via Cioppressi a Santo Spirito, con il consigliere De Palo astenuto. Una proposta di realizzazione stradina di collegamento tra via Cioppressi con via Dalmazia. All'inizio della seduta era stata approvata all'unanimità la proposta della Commissione Speciale Traffico e Strade. Presso il Salone Parrocchiale della Chiesa San Michele Arcangelo a Palese, il 14 dicembre 2006 si è svolto un convegno sul tema scottante del fenomeno del bullismo, organizzato dal parroco Don Vito Di Donna. Al convegno sono intervenuti il moderatore Saverio Di Lisso, dirigente del 27° circolo didattico di Palese Nicola Fradosio, Teresa Caputo, dirigente della scuola media Fracca Creta di Palese, Luigi Agostinaccio, giudice del Tribunale di Bari, Nello Mongelli, direttore editoriale del quotidiano Barisera, infine la Web TV della prima circoscrizione e Gaetano Macina, collaboratore inviato per la prima circoscrizione per il Barisera, redazione Palese Santo Spirito per il sito web modugno.it della redazione del sito web www.palesealtervista.org. All'incontro si è discusso che nonostante gli ultimi avvenimenti la scuola è ancora sana, ma occorrerebbero specialisti psicologi per sconfiggere il fenomeno del bullismo. Occorrerà analizzare le cause e quindi meglio non enfatizzare, altrimenti si corre il rischio che altri adolescenti assumano stessi comportamenti. Il dirigente Fradosio e Caputo hanno difeso l'istituzione scolastica, mettendo in rilievo gli ultimi attacchi fatti dai mass media, in questi ultimi tempi dando risalto ai fenomeni di prepotenza verificatisi. Fradosio ha espresso parere contagioso del fenomeno del bullismo criticando i giornali. A parere della Caputo la scuola è ancora sana. Gli episodi che avvengono non devono destare atteggiamenti affrettati e quindi invitava i genitori a non dare esempi di trasgressione ai figli con abbigliamenti particolari e piercing in genere. Il giudice Agostinacci ha sostenuto la tesi di istituire nelle scuole figure di psicologi da affiancare ai docenti per la lotta contro il bullismo. Infine il direttore editoriale del Barisera, Nello Mongelli, ha riconosciuto che proprio i mass media e i giornali, enfatizzando i vari episodi che avvengono, non fanno altro che causare un aumento del fenomeno, poiché i ragazzi tendono ad emulare gli atteggiamenti per poter avere ulteriore risalto dai mass media. Sempre a Palese, presso il Salone della Prima Circoscrizione, sabato 16 dicembre 2006, è stato organizzato dall'Associazione Politico-Culturale Stare Insieme un incontro sul tema La società globalizzata e multiculturale. All'incontro è intervenuto il professor Michele Loconsole, docente scrittore di storia delle religioni. L'incontro è stato introdotto dal presidente della stessa associazione Gianfranco Lapadula. Il presidente ricorda che è un tema molto attuale a distanza di pochi giorni dalla visita del Papa in Turchia. L'evento ha dato esito positivo per come si è svolto alla luce delle critiche del Papa che aveva ricevuto per altri episodi precedenti. All'incontro il professor Michele Loconsole ha illustrato le varie tematiche molto importanti relative alla religione dell'Islam e dei rapporti tra musulmani. Sempre presso il Salone Parrocchiale della Chiesa San Michele Arcangelo a Palese si è svolta il 19 dicembre 2006 la presentazione del calendario dei misteri 2007, organizzato dal Comitato Processione del Venerdì Santo.
La pubblicazione vuol rappresentare i 19 gruppi statutari che raffigurano tutti i momenti della passione di Gesù, che raccolgono la processione del Venerdì Santo. Il calendario contiene diverse immagini relative alla processione di Palese e alcune foto dei luoghi della passione in Terra Santa. Allora, ci troviamo in compagnia del parroco della Chiesa San Michele Arcangelo Ambito. Chiediamo cosa è stata l'iniziativa della presentazione del calendario 2007 riguardante i misteri e cosa significa oggi il calendario in questione. È un'iniziativa presa dal Comitato Nuovo dei Misteri e che io ho apprezzato l'iniziativa per tutta quella ricchezza che l'esperienza possa rappresentare, dover vedere tutti i giorni dell'anno le immagini di Gesù, della passione, della morte di Cristo, è una maniera arricchente anche per il credente che vede, sia pure attraverso il calendario, le immagini di Gesù e quindi ripensa e aiutato anche a capire le sofferenze anche proprio personale per offrirle insieme al Signore. Il valore del tempo, il valore del quotidiano, il tempo che dobbiamo saper amministrare, il tempo che va donato anche agli altri. Sempre a Palese, presso il Salone Parrocchiale della Chiesa San Michele Arcangelo, il gruppo culturale del canto e del folklore, in collaborazione con l'Associazione Scuola di Ballo Ilenia Dance di Bari, hanno organizzato un concerto natalizio il 22 dicembre 2006, con canti eseguiti dal gruppo culturale sotto la direzione del coro di Alessio Nuovo e accompagnati alla tastiera da Antonella De Mola, maestra di coreografia, e Rosa Panelli, e solisti del gruppo culturale Concetta De Mola, Roberto Ostuni, Susanna Binetti. Al concerto sono stati eseguiti i brani Bianco Natale, Astro del Ciel, Dormi Non Piangere, Jingle Bell e altri canti classici natalizi. Ancora a Palese, il 23 dicembre 2006, la Natività di Nostro Signore Gesù è stata realizzata dal Centro Studi Tradizioni Palestini con scarti legnosi e frasche. L'iniziativa è stata resa possibile per testimoniare e denunciare il fenomeno dei furti degli alberi di ulivo e di mandorlo nelle campagne. I ladri di legno rappresentano una piaga e i nostri alberi di ulivo e di mandorlo rappresentano un potenziale bottino. Infatti i furti di alberi garantiscono un forte guadagno perché la loro legna è molto utile per riscaldare le case e per poter essere utilizzate dai forni delle pizzerie. Questo è quanto emerge dall'iniziativa voluta da Nicola Macina e dai suoi soci che attraverso la stessa hanno voluto sensibilizzare l'opinione pubblica. A tal proposito il presidente della prima circoscrizione rivolge un appello a che venga effettuato un maggior controllo nelle campagne da parte delle forze dell'ordine. A tutt'oggi nelle campagne al posto degli alberi rigogliosi vegetano rimasugli di tronchi, frasche e segatura, quindi un scenario alquanto triste per le nostre campagne. A proposito di questi avvenimenti è stato realizzato proprio un presepe nella sede del Centro Studi Tradizioni Palesine in corso Vittorio Emanuele. Il presepe resterà aperto per visitarlo tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.30 fino al giorno dell'Epifania. Anche presso la Società Principe Umberto di Palese è stata realizzata la Natività di Gesù Cristo con l'intervento del parroco Don Vito di Donna in ambedue le sedi per l'iniziativa in corso in questi periodi. Ci troviamo presso il Comitato Feste Patronali San Michele Arcangelo in occasione della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo. Sentiamo cosa ne pensa di questo evento il consigliere della circoscrizione Vincenzo Lomoro. Sono Lomoro, faccio parte della Commissione Sport e Cultura della prima circoscrizione. Noi per quanto riguarda le tradizioni palesine, anche per quanto riguarda le tradizioni del Santo Natale, anche a livello di organizzazione, per quanto riguarda nell'ambito circoscrizionale, abbiamo fatto delle grosse manifestazioni rispetto ai presepi in famiglia, per quanto riguarda anche i presepi nelle parrocchie. Questo ci consente di impegnare maggiormente tutte quante le parrocchie, tutte quante le famiglie a realizzare dei presepi che vengono fatti nella tradizione. Detto questo, però c'è un fatto importante, il fatto importante è che stiamo vedendo da circa 2 anni questo impegno da parte dei cittadini. Posso citare un barbiere di Santo Spirito dove fa un grandissimo presepe, da un bel presepe, e anche questo presepe che stiamo assistendo è un presepe che va nella
nella vecchia tradizione rispetto anche alle statue e rispetto anche a tutto come è stato allestito. Speriamo che questo poi per gli anni futuri abbiamo delle risorse anche per questo, anche perché sappiamo benissimo che anche con le risorse si possono realizzare delle cose abbastanza migliori. Un'altra domanda, consigliere, ma cosa ne pensa del Natale? Cioè, pensa che sia una questione di business o veramente la realizzazione di tutti questi presepi e di tutte queste questioni ad ordine del giorno, insomma, cosa ne sarà, ecco, del nostro Natale? Beh, io da parte mia posso dire, già che sono un cattolico, posso dire anche che anche al giorno d'oggi tutta quella polemica che si sta assistendo anche rispetto alla fede cattolica, all'Islam, eccetera, in cui secondo me non deve essere come lo vogliono far diventare un business, ma deve essere realmente una tradizione che viene da millenni e che rispetto a questo c'è un dono da parte del nostro Signore, quello della fratellanza, e quindi che ci faccia rivivere in questo momento proprio quella cosa di fede che forse in questo momento dobbiamo bisogno. Ora comunichiamo una notizia un po' particolare. Su via Cesare Battisti è rimasta ferma da una settimana e qualche giorno un Opel Vectra 1006 ad iniezione, targata Bari D55172. Quest'auto, come potete vedere dalle immagini, ha arrecato diversi problemi a tutti gli automobilisti che circolano nel territorio di Palese, poiché nello svoltare da sinistra e da destra per immettersi su via Cesare Battisti sono stati costretti ad effettuare manovre strane ed addirittura le grosse auto hanno dovuto fare retromarcia per poter continuare il percorso da via Cesare Battisti. La Web TV ha già chiamato il pronto intervento dei vigili urbani qualche giorno fa per far prendere loro le dovute precauzioni e provvedimenti, ma al momento i vigili non hanno potuto effettuare alcun verbale. Dopo questi giorni trascorsi, l'auto in questione è stata rimossa il 28 dicembre 2006 dal titolare sparito per alcuni giorni. Resta il fatto che l'auto ha procurato ulteriori dubbi, poiché è già successo che a Palese sono state ritrovate auto rubate e abbandonate per le vie del quartiere di Palese. E passiamo alla città di Bari. Inaugurazione ufficiale del parcheggio interrato a Piazza Giulio Cesare del Policlinico di Bari il 28 dicembre 2006. Dal 22 dicembre 2006 sono state ripristinate le direzioni nelle strade limitrofe al Policlinico. Ai 290 acquirenti dei posti fissi, con un costo di 30.000 euro, di cui si diventerà padroni per 27 anni, sarà dato in regalo una bici dalla Gesti Park. Piazza Giulio Cesare si è vestita di nuovi giochi d'acqua, panchine ed alberi che hanno reso più accogliente e elegante una zona del quartiere. Il primo cittadino emiliano ha inaugurato con la sua auto la rampa del primo parcheggio cittadino interrato costruito dalla DEC in piazza Giulio Cesare. Su 770 posti auto ai residenti e agli impiegati sono stati riservati 290 fissi. Infatti possono essere acquistati, e nel caso dei residenti con i conseguenti sgravi fiscali previsti nella pertinenza del posto auto riservato alla prima casa. La Gesti Park regalerà ai 290 titolari dei posti fissi la bici park esclusiva bici da utilizzare per muoversi liberamente in città. Previste agevolazioni per i disabili, il 60% dei posti auto sarà adibito a parcheggio a rotazione. All'inaugurazione è intervenuto il sindaco emiliano, Monsignor Vescovo Francesco Cacucci. Alle 21 del 18 dicembre 2006 era previsto un concerto con protagonista l'orchestra di Piazza Vittorio, una formazione che nei 4 anni di attività ha visto avvicendarsi 30 musicisti, di cui 15 stabili, 10 provenienti da altre nazionalità diverse, per un totale di 5 continenti e 8 lingue parlate. Il tutto affidato al direttore Mario Tronco, componente dell'orchestra Arion Travel. Sempre a Bari, mercoledì 29 novembre 2006, per il ciclo Pellicole a Colloquio, in collaborazione con Feltrinelli Libri e Musica di Bari, è stato presentato il film L'amico di famiglia, quinto appuntamento della stagione cinematografica che ha visto la presenza a Bari del regista Paolo Sorrentino. All'evento ha partecipato anche il produttore cinematografico della casa Fandango Film. Il film L'amico di famiglia è interpretato da Giacomo Rizzo, Fabrizio Bentivoglio e Laura Chiatti, e l'opera ha visto il suo successo in critica all'ultimo festival
di Cannes 2006, ove ha partecipato in concorso. L'evento è stato promosso dall'assessorato alle culture del comune di Bari. Vi diamo un breve cenno di storia del film. Jeremia De Jeremei, un settantenne usuraio bruttissimo, lercio, ricco e tirchio, cinico e ironico, ha un rapporto morboso, ossessivo, malato con qualsiasi cosa. Con la madre, il padre, i soldi, le donne, insomma con tutta la vita quotidiana. Per questo pensa di essere solo, e invece non è solo, sono tutti come lui. Dalla redazione della Web TV della prima circoscrizione, queste erano le nostre notizie, grazie per essere stati con noi. Il responsabile vi augura un buon proseguimento di giornata e arrivederci alla prossima edizione.